Questa mattina, anche sollecitati direttamente da alcuni dei nostri utenti, siamo stati a Marina di Ravenna. Come ogni anno, l'alta marea fa esondare il Candiano e crea enormi disagi e problemi. Abbiamo intervistato alcuni dei commercianti. È 30 anni che siamo sott'acqua. Punto. Il sindaco vuole dei soldi, la capitaneria vuole dei soldi, non sappiamo più come definire sta faccenda. Basta. Io non ho altro da dire. Punto. Perché ieri mattina abbiamo dovuto mettere delle asse per venire la gente in bottega e tante sono andate via. Abbiamo perso anche dei soldi. Chi è che ci dà questi soldi a noi? Nessuno. Il sindaco però le vuole, la capitaneria le vuole, il demanio le vuole, però a noi non ci dà niente nessuno. Fate qualcosa per piacere, che ora? Ma senta, questa situazione però si ripete ogni anno. Tutti gli anni siamo sott'acqua, tutti gli anni, e tutti gli anni facciamo qualcosa, però non fa niente nessuno, faremo, ce lo buttiamo dietro le spalle. Quindi voi vi sentite un po' abbandonati dall'amministrazione comunale? Siamo abbandonati da tutti, perché hanno fatto Marinara, potevano fare di meno di spendere tanti soldi, che non va, non funziona proprio Marinara, potevano mettere a posto il porto, perché il porto è bellissimo, il porto porta gente a Marina, e invece così siamo abbandonate da tutte, e l'ultima scoreggia che ha fatto Dio, va bene? È volgare, però bisogna che lo dico. Grazie. Il problema più grande è che dall'inizio del bacino Pescareggi vicino alle pescherie, fino al distributore da Paolo sotto il faro, lì sotto, la parte della strada di via Mola Dalmazia, ci sono caselle, sotto alla strada è tutto vuoto. Allora cosa subentra? Che quando arrivano le grosse basse maree, non c'è un muro che chiude che l'acqua non viene dentro, filtra. E andando in queste caselle sotto che è vuote, come a vedere questo tavolo che è sopra il coperto, sotto è vuoto, l'acqua scorre e viene, lo flusso viene fuori da tutti i pozzetti che ci sono delle fogne e degli scarichi. Quello è un problema che lì è chiudere. Ci vorrà del tempo, degli anni, però i 40 anni che succede questo fatto qui, potevano anche cercare di fare un preventivo, di fare una chiusura, di sistemare quello, perché finché non fanno quello non c'è niente da fare. Situazione che io e le Ganocchie sono arrivati sul banco direttamente dal mare sul banco e sono 10 euro al chilo, perché sono arrivati qui senza così. E sente, com'è la situazione realmente? La situazione è messa male perché qui l'acqua tutto dicembre si è messa così, cioè quando è il periodo natalizio che si riesce a lavorare o no abbiamo l'acqua qua davanti alla porta. Causa. Quindi il problema, diciamo, oltre che il disagio, il problema soprattutto poi diventa economico. Sì, esatto, sì. Nel momento c'è una gran crisi, adesso che si può lavorare, quindi non si lavora perché c'è l'acqua, la gente poi non può venire a comprare pesce. E quindi il problema è questo, perché l'acqua viene fuori dai pozzetti, hanno alzato il muro, però l'acqua viene fuori dai pozzetti. Bisogna fare qualcosa. Cosa? Cosa, non lo so, dei lavori, sistemare tutto, no? Non lo so. Qualcosa bisogna fare.